Ciao a tutti, benvenuti nel mio angolo alchemico. Oggi volevo preparare un olio che ho fatto già, faccio da penso almeno 5-6 anni, anche di più. E spesso me lo chiedono anche alcune amiche, soprattutto in questo periodo perché abbiamo l'abitudine di partire un po' tardi per fare certi trattamenti che poi sono molto molto semplici. Vi faccio vedere com'è semplice questa preparazione. Non bisogna andare a cercare le erbe in giro per il mondo, sono erbe che troviamo tranquillamente. Ho fatto già un video precedente, questo è l'eolito di edera, l'edera che troviamo arrampicata ai muri, arrampicata agli alberi, è abbastanza invasiva, insomma, l'edera normalissima in oleolito è sicuramente l'ingrediente principale di questo olio. Anche da sola già ha un grossissimo effetto, quindi anche se non riuscite a fare tutti questi oleoliti, non ha importanza. Userò come unità di misura un cucchiaio, un cucchiaino, ma è relativa la misura. Ecco, diciamo che ci sono degli oleiti che ne mettiamo un pochino di più, degli oleiti che ne mettiamo di meno. E la cosa importante, chiaramente, è la preparazione degli oleiti. Oltre a segnarvi il link del video che ho fatto di questo oleolito, vi posso anche indicare, ad esempio, se avete, perché ci vogliono circa 20 giorni per creare un oleolito a freddo, e potete farlo anche a caldo. Se volete vedere il video di come fare l'oleolito a caldo o volete altri prodotti riguardanti proprio la cellulite, tipo ad esempio ho fatto anche lo scrub per una mia amica. Posso trasformare ad esempio anche l'oleolito, potete trasformare questo olio che andiamo a creare anche una crema. Ecco, allora, cosa vado a mettere? Io sono andata a mettere, quindi, poi vi indicherò tutte le quantità sotto nell'info box. Sono andata a mettere 3 cucchiai di oleolito di edera, che come dicevo è al primo posto. Al secondo posto l'oleolito di rosmarino, perché anche il rosmarino è un antinfiammatorio e poi tra l'altro stimola la microcircolazione, perché il problema della cellulite è anche la circolazione, la ritenzione idrica, eccetera. Non sono un dottore, però chiaramente anch'io vado su internet, mi informo e guardo, e poi comunque sia ce l'ho anche a portata di mano la cellulite, quindi. E devo dire che quando ero costante, nonostante fossi in carne, non avevo tutta questa cellulite. Ci vuole un pochino di pigrizia in meno, ecco, una cosa che a me, ad esempio, ma non manca la pigrizia. Quindi il massaggio, a parte va bene la passeggiata, ad esempio, ok. Però ad esempio il massaggio, prendersi proprio quei 15 minuti, quella mezz'oretta per se stessi, questa è una cosa molto molto importante, secondo me. Quindi l'altro oleito che vado ad inserire, fondamentale, quindi questi 3 oleoliti non sono non si possono sostituire. Quindi abbiamo detto edera, abbiamo il rosmarino e il caffè. Il caffè perché chiaramente contiene la caffeina e la caffeina ha un altissimo potere drenante e snellente proprio di suo, e poi anche essa attiva la microcircolazione. Naturalmente non l'avevo filtrata perché a me piace tenere molto le erbe, la droga praticamente, quindi negli oli. Quindi di queste tre oleoliti vado a mettere 3 gocce di edera, 3 gocce, 3, chiedo scusa, 3 cucchiai di rosmarino, chiedo scusa, e ho messo 2 cucchiai di caffè, quindi oleolito al caffè. Adesso inizio invece con gli oleoliti opzionali. Allora, questo è un oleolito di agrumi, nonostante abbia 2 anni, è conservato perfettamente. Per agrumi intendo dire che ho messo in olio le bucce sia del pompelmo, sia del limone, sia dell'arancio. Il pompelmo è ottimo per la cellulite, per cui vado ad aggiungere un cucchiaino di questo oleolito.
Questo invece è sempre opzionale, l'ululito di rosa canina. Io lo aggiungo solamente perché è un ottimo elasticizzante della pelle, quindi si usa moltissimo per fare anche le creme per il viso, e vado comunque ad aggiungerla anche nel mio olio da massaggio. Altro olio sempre opzionale è quello di eucalipto. Io ne ho due tipi, ho due tipi di eucalipto e ho fatto due tipi di oleolito. Anche questo vado ad aggiungere sempre un cucchiaino. L'eucalipto anche esso stimola la circolazione, facilita il drenaggio dei liquidi, quindi è un coadiuvante insieme alle altre agli altri oleiti, insomma, agisce, e quindi è un'azione sinergica fra questi oleiti. Però ripeto, vanno bene anche i primi tre, ossia quello del rosmarino, quello del caffè e quello dell'edera. Praticamente il nostro olio da massaggio è pronto. Questo è puro, nel senso che è fatto solo di oleolito. Adesso, sempre opzionale, quindi se ce le avete, possiamo andare ad aggiungere 5-6 gocce di alcuni oli essenziali. Gli oli essenziali che vado a scegliere sono il limone, perché sono sempre oli essenziali che sono mirati, quindi il limone, chiaramente il rosmarino, e metterò anche l'eucalipto e la menta. La menta sono opzionali, però la menta la metto anche come effetto rinfrescante, diciamo così. Tra l'altro l'eolito avrà un ottimo odore, quindi non è necessario farsi una doccia dopo, anzi è meglio se resta sulla pelle. Chiaramente è meglio la sera questo tipo di massaggio. E un consiglio che voglio dare, dopo aver massaggiato normalmente con le mani, parlo però di un quarto d'ora, cioè non 2 minuti perché non serve a un granché, quindi un quarto d'ora di massaggio, chiaramente dal basso verso l'alto per quanto riguarda le gambe, e in casa magari se abbiamo una spazzola, la classica spazzola per i capelli, se abbiamo una spazzola possiamo poi completare questo massaggio che diventa anche un pochino più forte con la spazzola dei capelli. Anche se si può già massaggiare e usare così puro questo olio composto da tutti questi oleoliti, io comunque dopo andrò a mettere un olio di base, perché chiaramente si disperde un sacco di olio. E gli ololiti sono molto molto potenti, anche se non sembra, ma gli ololiti sono veramente molto potenti, per cui vado ad aggiungere adesso anche dell'olio. L'olio è a scelta, potete mettere un olio di jojoba, potete mettere l'olio di mandorle dolci, io vado a mettere l'olio di girasole. Sul viso uso spesso olio di jojoba, l'olio di mandorle dolci e altri tipi di olio, ma per quanto riguarda questo tipo di trattamento va benissimo sia l'olio d'oliva e sia l'olio di girasole. L'olio d'oliva ha solo quell'odore un pochino forte, ma è assolutamente un prodotto ottimo per le creme e per l'olio da massaggio. Allora, adesso, come dicevo, vado ad aggiungere 5 cucchiai per completare la mia ricetta, diciamo così, di olio di girasole. Vi indicherò poi tutte quante le dosi che ho segnato per il mio olio sotto nell'info box. Naturalmente, perché non vado ad aggiungere ad esempio centella asiatica, perché appunto qui nelle nostre zone non la troviamo. Perché non vado ad aggiungere il fucus? Perché sono, diciamo, erbe, spezie o alghe che dobbiamo comprare. Queste sono ricette casalinghe con prodotti, in questo caso erbe, che troviamo facilmente. Ecco, ad esempio, se l'avessi avuto, avrei aggiunto volentieri l'ipocastano, ecco, l'oleolito di ipocastano. Io quello non ce l'ho. Se avete la possibilità di trovare l'ipocastano e di fare un oleolito,
potete aggiungere anche dell'ipocastano, potete aggiungere un cucchiaio. Un altro oleolito che ho fatto, che ho finito, ma non mi ricordo come ho usato, è quello di cipresso. Ad esempio, il cipresso è ottimo anche per la cellulite, per cui anche di quello si potrebbe aggiungere un cucchiaio. Però già con i tre oleoliti che vi ho indicato, cioè il rosmarino, il caffè e l'edera, noi abbiamo un portentoso olio da massaggio per la cellulite. Chiaramente ci vuole la costanza, una cosa che a me manca, nel senso che inizio, faccio 4 giorni, poi mi fermo, ecco, quindi la costanza, e questo è un trattamento che bisogna fare per un mesetto, cioè, quindi prepararlo poi ancora un paio di volte, ecco, diciamo che un paio di volte al massimo basta. Se siete interessati ad altre ricette da fare sotto la doccia, ad esempio anche per il massaggio, fatemelo sapere. Io intanto vi ringrazio e vi aspetto al prossimo.